Il ruolo dei cuochi da anni ha subito cambiamenti radicali, non più meri trasformatori di materie prime, ma tramite tra i produttori e le masse dei consumatori, diventando fondamentali nella salvaguardia e nella valorizzazione di intere filiere, dal vino al formaggio, dalla carne con un approccio etico al grano. Un processo accelerato dalla pandemia che, se da un lato ha messo le corde l'intero settore della ristorazione, dall'altro l'ha spinto a stringere ancora di più le fila di una rete, quella dell'Alleanza dei Cuochi di Slow Food, capace di accogliere al suo interno agricoltori, allevatori, casari e ovviamente cuochi da ogni parte d'Italia, costruendo rapporti virtuosi e mutualistici che hanno permesso a tanti produttori di uscire dalla crisi e farsi conoscere nei propri territori ed in tutto il paese. Come raccontano dal quinto incontro nazionale dell'Alleanza dei Cuochi e a Wine News dalla Slow Wine Fair di Slow Food e Bologna Fiere, Paolo Betti del Rifugio Maranza, Roberto Crocenzi della Taverna di Montisi e Luca Doro della Pizzeria Doro Gourmet. Fare rete, fare sistema, accorciare la filiera, valorizzare le produzioni locali. L'Alleanza dei Cuochi è tutto questo, ma anche qualcosa di più. E te sei un ambasciatore non solo del tuo territorio, ma anche dei territori altrui, perché la collaborazione è un po' lo spirito guida del tuo lavoro. Praticamente mi sono accorto che ci sono tante persone che la pensano come me, e io vado a cercarli, vado a trovarli, e loro mi aprono un mondo. Cioè, oltre quello che conosco in Trentino, che ormai lo conosco quasi tutto perché sono maniacale nell'andare a cercare e ogni giorno ne scopro uno nuovo, perché i produttori che parlo io sono la signora che ha due mucche, cioè no, l'allevamento, non hanno neanche internet, non hanno niente, cioè se devo andare io a prendere il prodotto da loro, non loro che me lo portano, non sanno neanche, cioè c'è una signora che gli dico: ma tu sai che il mondo è anche fuori da quei 100 metri. Lei penso che da 90 anni non ha mai fatto i 100 metri fuori dalla porta di casa sua. Gli ho detto: sai che c'è qualcosa anche di là? Non lo sa, per dirti, no? E così ho cominciato anche a girare per l'Italia, e alla fine il mio passatempo, chiamo qualcuno che è veramente acuto su queste cose: posso venire a fare una cena a casa tua, non voglio soldi, non voglio niente, però vorrei entrare nella tua cucina. Non è scontato che ti dicano di sì, perché tanti sono gelosi, che tanto io, la mia regola è: io il cibo posso farlo meglio o peggio di te, ma come me, le mie mani, il mio cuore e la mia materia prima è unica. Parto dal vino e sto seguendo un progetto che abbiamo chiamato I Vini dell'Angelo con Giampaolo Girardi, e abbiamo tirato fuori le vecchie varietà di vigna che c'erano negli anni in Trentino. Cosa avevano di particolare? Molto più resistenti, studiate per quel territorio e hanno bisogno di molto meno trattamenti, i vini resistenti, no? Chiaro che sono molto più spigolosi, ma se li racconti e gli dici cosa c'è dietro a questa vigna, il racconto del contadino che c'è dietro, te lo fai piacere, perché sai, come dico sempre, il cibo non è solo materia, ma ha un'anima, ha un racconto, ti nutri anche di racconti tante volte, no? Quindi se gli butti in una bottiglia così non ha un significato, ma se gli spieghi il perché, le cose che non vanno bene di quel vino te le fai piacere, perché sai che è così, perché è una vigna molto, perché non c'è più, perché probabilmente tutti Pinot, Chardonnay, no, devono far quello e basta. Alleanza dei Cuochi, che hanno un ruolo di mediazione fondamentale tra i produttori e i consumatori. Sì. In questo senso, come racconta la tua esperienza, diventano fondamentali anche per recuperare intere filiere agricole. Sì, certo, perché la valorizzazione del territorio in primis, perché siamo in una valle piana del Tratto Casertano che ci avvicina, quindi bisogna fare massima valorizzazione, perché i residui hanno bisogno di noi, perché non bisogna più il rapporto di empatia, ma oggi bisogna un rapporto estremamente diretto con loro e fare più rete possibile, perché altrimenti si va a finire che va un po' a svanire questo rapporto, perché la gente oggi è molto più esigente, anche gli agricoltori. Agricoltori che attraverso voi cuochi riescono anche a rendere remunerativo il loro lavoro, che altrimenti rischierebbe davvero di sparire, di perdersi. Certo, sì, perché abbiamo avuto un problema in passato con le cipolle, faccio un esempio, un presidio,
che non voleva più coltivare perché riguardo il Covid aveva annullato la produzione. Io con ambasciatori e con una rete esterna che siamo, abbiamo fatto subito in modo di attivarci, 20 persone di noi, abbiamo comprato tutte le cipolle e le abbiamo spasso un po' in tutta Italia, abbiamo fatto una pizza a tema, un piatto a tema, anche una grande rassegna stampa sopra e via, abbiamo venduto tutte le cipolle e oggi è diventato un nostro pioniere questa azienda agricola che ci abbiamo un grande rapporto. Un'altra filiera fondamentale è quella del grano, la riscoperta dei grani antichi, spesso ritenuti meno produttivi di quelli tradizionali, di quelli odierni, ma che erano prodotti diversi. Cosa ci racconti sia da pizzaiolo sia da panificatore? Allora, diciamo che oggi i grani antichi ce ne sono tanti, abbastanza, e da pizzaiolo ti posso dire che facciamo una diversità di lievitati, facciamo il pane come la pizza, facciamo tanti prodotti, tante diversità di pane. Abbiamo sostenuto soprattutto un'azienda che oggi faceva solo il lupino e poi un anno non poteva coltivare il lupino perché la terra conteneva molto zolfo, quindi che ho fatto? Già l'anno dopo ho fatto ripiantare un grano diverso, un rossello, un gentil rosso, un romanello, che oggi me lo prendo in pizzeria e faccio il pane, quindi un anno che non mi mette il lupino mi mette il grano e l'anno dopo ricaviamo il lupino per fare la pizza con il lupino. Al vino è importantissimo il vino, noi proponiamo molto il vino in pizzeria, meno le birre. Perché? Perché come sappiamo la birra è un doppio lievitato, quindi mangiando una pizza messa una cattiva birra non spillata bene fa capire al cliente che la pizza non era buona, quindi dobbiamo fare molta attenzione, dare i vini del territorio, soprattutto anche atti territorio, ma basta che non sono pieni di solfiti, un vino biologico, dipende cosa abbinare su una pizza che tu proponi oppure il racconto che ha la pizza. Io Roberto con te vorrei approfondire un tema fondamentale, che è quello della carne, perché abbiamo detto, abbiamo visto, lo scriviamo spesso e lo leggiamo spesso, una polarizzazione tra tanti vegetariani e vegani e tantissimi consumatori inconsapevoli, potremmo definirli così. In mezzo c'è l'attività di cuochi, di osti, di taverne che devono fare delle scelte. Qual è la tua e qual è poi la linea guida che forse dovrebbero o potrebbero seguire anche gli altri cuochi, non solo dell'Alleanza di Slow Food ovviamente, ma in generale? La mia scelta, penso che siamo onnivori dopo miliardi di anni di evoluzione e che quindi la carne faccia parte della nostra alimentazione. Ma c'è carne e carne, la carne degli allevamenti intensivi, industriali, di animali che hanno sofferto, che sono stati allevati in luoghi insalubri, che sono stati curati con antibiotici, sono stati riempiti di foraggi e materie prime di provenienza industriale, quella carne non va bene, perché quella carne trasferisce dal corpo di animali sventurati tutte le tossine del nostro corpo. E quindi mangiamo molta meno carne, dobbiamo mangiare molta meno carne, ma quella che possiamo mangiare deve essere eccellente. Per essere eccellente deve essere figlia di un animale, deve provenire da un animale che ha vissuto una vita felice, quindi animali bradi, allevamenti all'aperto, pascoli sani, aria pulita e quant'altro, in maniera tale che un animale che cresce in maniera salubre produce della carne che trasferita nel nostro corpo possa essere un amico del corpo e non un nemico, quindi non un prodotto industriale che serve a far fare soldi all'industria agroalimentare, ma un prodotto di grandissimo pregio organolettico che serve a dare contributi positivi al nostro essere.